Gas, la Russia ha mantenuto la promessa, è iniziato il rifornimento di 5 siti di stoccaggio europei, si spera in un raffreddamento dei prezzi dell'energia. Un podio vuoto nella classifica per la lotta alla crisi climatica, nessun paese soddisfa i target per contenere il riscaldamento globale, l'Italia è trentesima. Oggi a Roma confronto con 20 ITS e il mondo delle aziende Alice nel corso dell'evento Giovani e Imprese, la formazione protagonista anche del talk di Alice Channel di questa sera. Più 17% di fatturato nei primi 9 mesi dell'anno per Finlines, compagnia del gruppo Grimaldi, previsti nuovi investimenti per la transizione ecologica. È crisi politica tra Polonia e Bielorussia, migliaia di rifugiati provenienti dal Medio Oriente tentano di varcare il confine, l'UE sanziona Minsk e in Italia ancora sbarchi. Buonasera. Restano vuote anche quest'anno le prime 3 posizioni della classifica dei principali 63 paesi del pianeta coinvolti nella lotta alla crisi climatica. Secondo un rapporto stilato da alcune ONG in collaborazione con Legambiente, nessun paese infatti ha soddisfatto i target per contenere il riscaldamento globale al di sotto degli 1,5 gradi. Mentre Danimarca, Svezia e Norvegia si posizionano ai piedi del podio, l'Italia ha perso 3 posizioni, scendendo al 30° posto, principalmente a causa del rallentamento nello sviluppo delle rinnovabili. E guardano alla lotta al cambiamento climatico attraverso l'abbattimento delle emissioni di CO2 anche le nuove norme approvate dal Consiglio europeo in materia di tariffazione stradale per incentivare trasporti più puliti ed efficienti, riducendo l'impronta di carbonio in linea con il Green Deal europeo e con l'Accordo di Parigi. Entro 8 anni dall'entrata in vigore della direttiva, sulla rete centrale TEN-T, i bolli di circolazione basati sulla durata saranno gradualmente eliminati per i veicoli pesanti. Secondo quanto stabilito dal Consiglio UE, gli Stati membri avranno anche la possibilità di istituire un sistema di tariffazione combinato che associ elementi basati sulla distanza e sulla durata e integri il nuovo strumento basato sulle emissioni di CO2 e quello esistente basato sulle classi euro. Sarà inoltre introdotto un nuovo meccanismo per la differenziazione degli oneri per l'infrastruttura e dei diritti di utenza per i veicoli pesanti sulla base delle emissioni di CO2. Prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il testo dovrà essere adottato in seconda lettura dal Parlamento europeo. Parliamo ancora di trasporti e logistica e della formazione di nuove figure professionali. Oggi presso i nostri studi romani si è svolto un importante meeting organizzato da Alice, dall'ITS Logistica Puglia e da Agigroup, che ha coinvolto gli istituti tecnici superiori della filiera della mobilità sostenibile e le aziende di tutto il territorio nazionale. L'incontro è stato un'opportunità per comprendere come ricostruire un'immagine della logistica attuale, per aiutare l'orientamento scolastico e per costruire politiche di attrazione di talenti e competenze. Ma sentiamo dal racconto di Nicolò Bergins come si è svolta la giornata presso la sede nazionale di Alice a Roma e seguiamo le dichiarazioni rilasciate da Silvio Busico, presidente dell'ITS Logistica Puglia, e Michele Savani, Division Manager Logistica di G-Group. Si sono riuniti oltre 20 ITS da tutta Italia, sia appartenenti alla filiera della mobilità sostenibile che appartenenti ad altre filiere. Erano presenti anche scuole superiori, altre imprese e stakeholder legati ad Alice. È stata l'occasione per presentare 2 survey. La prima riguardante la percezione del mondo della logistica dal punto di vista delle scuole superiori. Cosa pensano i ragazzi della logistica? Qual è il futuro che auspicano? La seconda survey ha riguardato l'analisi dei fabbisogni concreti, formativi e professionali delle imprese, nuove figure professionali, nuove competenze. In entrambe le survey ha contribuito Alice, hanno contribuito le imprese associate ad Alice in maniera concreta, dando i loro spunti. C'è la partecipazione massima degli ITS, abbiamo presenti quasi tutti gli ITS della filiera mobilità sostenibile, ci sono presenti anche le scuole, per la prima volta in presenza, quindi toccheremo con mano anche quella chimica che avevamo perso, quella chimica che con le piattaforme non si riesce a ravvedere. Oggi è un giorno importante perché parleremo del piano nazionale di ripresa e resilienza, del maxi stanziamento a favore del sistema ITS, parliamo di 1,5 miliardi di euro e parliamo di obiettivi che il governo Draghi si è dato nel prossimo quinquennio.
Che noi quando ragioniamo sull'incontro tra domande e offerte di lavoro prendiamo in considerazione quasi sempre il punto di vista delle aziende. Oggi andremo a capire cosa ne sanno i ragazzi della logistica, cosa ne pensano, cosa hanno in mente quando cercano un nuovo lavoro. È un momento importante per le aziende, per le istituzioni scolastiche, per capire come approcciare questi ragazzi, come raccontare in modo corretto le opportunità professionali che sta offrendo questo settore, che ha un'immagine che purtroppo non è più quella che non rispecchia più quella che è la realtà dei fatti. È un settore in fortissima evoluzione che sta investendo tantissimo in automazione, in digitalizzazione e in nuove professionalità. ALIS sicuramente può dare un grandissimo contributo nella progettazione dei nuovi profili mi riferisco a tutta la fase post pandemica e con le sue imprese può dare sicuramente una svolta in termini di politiche attive del lavoro. A breve, nei prossimi giorni, ci sarà anche un output che radunerà tutte le istanze e i commenti svoltisi oggi. Tra gennaio e settembre il fatturato di Finnlines, parte del gruppo Grimaldi, è cresciuto del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e l'EBITDA è stato pari a circa 121 milioni. Nuove risorse che verranno investite in tecnologie ambientali e nella riduzione delle emissioni, come spiegato dal presidente e CEO di Finnlines, Emanuele Grimaldi. Oggi, ha dichiarato Grimaldi, la compagnia si concentra sulla nuova tecnologia delle batterie, sul design idrodinamico delle navi, sui sistemi di lubrificazione dell'aria e sui pannelli solari delle sue nuove costruzioni. Inoltre si sta studiando la transizione graduale a combustibili privi di carbonio e rinnovabili. Nei primi 9 mesi dell'anno Finnlines ha trasportato 583.000 unità di carico, spedito 124.000 auto, trasportato circa 1 milione di tonnellate di merce e 439.000 passeggeri. Intanto prosegue la costruzione di 3 navi RoRo ibride e di 2 navi RoPax di ultima generazione all'interno di un programma di costruzione da 500 milioni di euro. Le navi roll-on, roll-off si sono dimostrate modalità di trasporto efficienti e competitive, ha affermato ancora Emanuele Grimaldi. Finnlines ha trasportato merci ininterrottamente durante la pandemia, offrendo circa 170 partenze ogni settimana. Continuiamo a parlare di trasporti e logistica. L'accesso alla professione nel settore e la mancanza di professionalità altamente specializzate che potrebbe compromettere l'attuazione di progetti fondamentali nella fase di transizione ambientale che il Paese si prepara ad affrontare sono alcuni dei temi trattati al centro del talk di ALIS Channel che trasmetteremo questa sera alle ore 21 sui nostri canali. Ospiti oggi in studio, moderati da Roberto D'Antonio, i senatori Vincenzo D'Arienzo della Commissione Lavori Pubblici e William De Vecchis della Commissione Lavoro Pubblico e Privato e la fondatrice dell'Associazione Scuole di Roma, Luisa Arezzo. In collegamento da Milano, il capo economia del Corriere della Sera, Nicola Saldutti. Se guardo alle risorse del PNRR e vedo che la maggior parte sono sostanzialmente tra digitalizzazione e riconversione ecologica, transizione ecologica, e la caliamo sul sistema formativo del nostro paese, non c'è la stessa corrispondenza. Noi non abbiamo le capacità tecniche, il nostro sistema formativo non riesce a produrre tanti ingegneri quanti ne serviranno. A questo punto si apre il tema, che facciamo? Onestamente il mondo della scuola si sta attrezzando ma non è ancora preparato e così come non lo è parzialmente anche il mondo universitario. Effettivamente se noi pensassimo un po' meno alle infrastrutture, però considerassimo le persone le vere infrastrutture per fare le cose, allora probabilmente le risorse verrebbero veicolate maggiormente. A mio avviso è mancato un vero piano industriale nazionale. Ecco. E come al solito pagano i lavoratori e stanno pagando oggi i lavoratori un piano industriale che è mancato sin dal 2008, dalla prima crisi importante che ha visto proprio l'Italia trasformarsi ed è mancato il coraggio. Veniamo ora al rincaro dei prezzi dell'energia. Il colosso russo Gazprom ha annunciato oggi di aver avviato il piano per il rifornimento di gas di 5 siti di stoccaggio europei, rispettando così la promessa fatta dal presidente Vladimir Putin il mese scorso. Dopo il recente aumento del 10% dei prezzi dell'oro blu, l'effetto dell'apertura dei rubinetti russi sui mercati non è tardata ad arrivare, con il prezzo di riferimento del gas TTF sceso
del 3%. Sulla questione è intervenuta oggi la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, tornata ad ammonire circa la dipendenza energetica dell'Unione. Dobbiamo rendere il nostro sistema energetico più resiliente agli shock di prezzo e di offerta, ha affermato la von der Leyen, e investire nelle rinnovabili è la scelta politica più ovvia. Abbiamo bisogno di fonti stabili, il nucleare e, durante la transizione, il gas naturale. Passiamo ora dal gas all'elettricità, un importante impulso alla transizione ecologica e al processo di decarbonizzazione verrà portato dal Tyrrhenian Link ramo est, la tratta dell'elettrodotto sottomarino di Terna che collegherà la Campania alla Sicilia, il cui procedimento autorizzativo è stato siglato oggi dal Ministero della Transizione Ecologica. Per un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi, il progetto prevede inoltre la realizzazione a Deboli di una stazione di conversione e smistamento. Il prossimo giovedì 11 novembre la Commissione europea pubblicherà le nuove stime di crescita dell'Eurozona. Mentre appare scontata la revisione al rialzo del PIL italiano, Bruxelles coglierà l'occasione anche per fare il punto sullo stato di salute delle economie europee, che dovrebbero recuperare i livelli pre-crisi entro dicembre. La crescita economica in UE continua ad apparire forte, ha dichiarato in merito il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, ma le prospettive sono dominate da un'alta incertezza, con alcuni notevoli rischi di peggioramento. Secondo Gentiloni, è necessario seguire attentamente in particolare l'evoluzione della pandemia, le strozzature al commercio globale e l'andamento dell'inflazione, tornata a correre, spinta da rincari energetici. L'inflazione fa sempre più paura. Un'eventuale fiammata dei prezzi a fine anno porterebbe a una forte riduzione dei consumi, con ripercussioni sugli acquisti di Natale e anche sulla crescita del prossimo anno. A lanciare l'allarme è Confcommercio, che stima fino a 5,3 miliardi di euro di consumi che rischiano di andare in fumo. A guardare con apprensione la corsa dei prezzi sono anche i mercati, ma la BCE torna a rassicurare. È una fiammata temporanea, ben lontana dalla situazione degli anni 70 e 80. È da mesi che i prezzi hanno ripreso a galoppare e il tasso è arrivato a ottobre a toccare il più 2,9%. Ora si teme che anche negli ultimi mesi dell'anno la fiammata prosegua. Nell'ipotesi di un aumento medio dei prezzi del 3% si perderebbero circa 2,7 miliardi di euro di consumi, che potrebbero arrivare fino a 5,3 miliardi nell'ipotesi non tanto irrealistica di un'inflazione al 4%, stima l'ufficio studi Confcommercio. In entrambi i casi, spiega l'associazione, quasi i tre quarti della perdita deriverebbero da un'immediata riduzione del potere d'acquisto del reddito disponibile, e su questa riduzione dei consumi pesa peraltro anche l'aumento delle spese obbligate per il rincaro dei prezzi dell'energia, che si è già trasferito sulle bollette di luce e gas. Giornata densa di incontri oggi a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio, non ancora approdata in Parlamento. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto il punto sulla manovra con i ministri Brunetta, Orlando e Patuanelli e i tecnici del Ministero dell'Economia. Al centro dell'incontro, in particolare, i correttivi al reddito di cittadinanza. Secondo fonti dell'esecutivo, dovrebbe essere confermato il decalage del sussidio già dopo il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, mentre al secondo rifiuto il sostegno verrebbe revocato. Tra i nodi da sciogliere, prima che la manovra arrivi al Senato, anche la proroga del superbonus per le villette e i capitoli su fisco e pensioni. Su quest'ultimo fronte si lavora alla modifica dei requisiti di età per l'anticipo pensionistico con l'opzione donna e ad un allargamento della platea di lavoratori che possono accedere all'APE sociale. In Europa intanto è sempre più emergenza migranti. In Italia proseguono senza sosta gli sbarchi, con 148 tunisini giunti in mattinata a Lampedusa a bordo di due diverse imbarcazioni, mentre nella notte altri 49 profughi sono approdati autonomamente sul litorale di Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Ma è ai confini dell'Unione Europea che il clima si fa sempre più teso. È crisi politica tra Polonia e Bielorussia, dove migliaia di rifugiati provenienti dal Medio Oriente sono in marcia verso la frontiera polacca con l'obiettivo di oltrepassare le barriere per dirigersi poi verso la Germania.
La situazione è grave, ha dichiarato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. L'uso dei migranti da parte della Bielorussia come tattica ibrida è inaccettabile. E mentre Varsavia si dice pronta a difendere i propri confini, l'UE prepara nuove sanzioni contro Minsk e oggi il Consiglio europeo ha sospeso lo schema di facilitazione dei visti per gli esponenti del regime bielorusso. La guerra ibrida dei migranti condotta dalla Bielorussia contro l'Europa rischia di provocare un'escalation dagli esiti imprevedibili. La situazione, già molto tesa sulla linea Minsk-Bruxelles, è peggiorata dopo che sono circolate le immagini di centinaia di profughi in marcia verso la frontiera polacca. Varsavia ha respinto il loro ingresso e si è detta pronta a difendere i propri confini, mentre la Commissione europea ha chiesto ai 27 di colpire il regime di Lukashenko con un nuovo giro di sanzioni. La Polonia quest'anno ha registrato oltre 23.000 ingressi illegali di migranti da est, di cui quasi la metà ad ottobre. Un segnale che la Bielorussia sta aumentando la pressione sull'Europa come rappresaglia alle sanzioni. Mai prima d'ora, però, si era visto un esodo apparentemente così pianificato. Una scena simile si era vista soltanto al confine greco-macedone, al culmine della crisi migratoria del 2016. Le autorità di Varsavia hanno fatto sapere di essere pronte a difendere la frontiera, potendo contare su ben 12.000 soldati schierati nella zona. A Bruxelles, l'intransigenza del governo ultraconservatore polacco nei confronti dei migranti non è mai stata digerita, ma allo stesso tempo le istituzioni comunitarie sono consapevoli che bisogna far fronte comune contro Minsk. Lo ha detto a chiare lettere la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, facendo un appello agli Stati membri ad estendere il regime di sanzioni nei confronti del regime bielorusso responsabile di questi attacchi ibridi. Veniamo ora alla pandemia. Dopo settimane di stabilità, torna a risalire in Italia il tasso di occupazione di terapia intensiva. In particolare in Friuli, Venezia Giulia e nelle Marche, che superano la soglia di allerta del 10%. In Italia, come in gran parte d'Europa, hanno ripreso a salire anche le altre curve del Covid. Sono infatti in aumento i nuovi positivi, così come i decessi e i ricoveri nei reparti ordinari. E mentre gli Stati Uniti allentano le restrizioni sugli ingressi nel paese, l'Austria impone il lockdown per i non vaccinati, la Russia è alle prese con un nuovo record giornaliero di decessi e la Gran Bretagna conferma l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Dopo quasi due anni, per la prima volta dall'inizio della pandemia, gli Stati Uniti riaprono a turisti e viaggiatori dal resto del mondo. Un allentamento delle restrizioni anti-Covid per gli arrivi da Europa, Cina, India, Brasile e Sudafrica, sia per turismo che per motivi di studio o di lavoro, che ha già portato ad un boom di prenotazioni. Ma il via libera riguarda solo i vaccinati con sieri riconosciuti dall'OMS, cui viene anche chiesto un tampone negativo nelle 72 ore precedenti all'arrivo, in linea con le riaperture selettive che dal Green Pass al lockdown per i Novax prendono sempre più piede in Europa. Anche i primi voli per gli Stati Uniti da Roma sono già quasi a pieno regime e lunghe file sono previste nei principali scali statunitensi, dove per gli arrivi dall'estero si prevede un aumento del 50% rispetto alla scorsa settimana. Mentre l'America riapre, l'Europa continua invece a fare i conti con gli aumenti dei casi in diversi paesi. Sotto accusa ci sono le sacche di resistenza alla campagna di immunizzazione. In tutta Europa si fanno quindi sempre più strada le misure per scoraggiare i Novax, che sembrano dare i primi frutti. Il lockdown mirato in Austria ha fatto impennare in pochi giorni le prime dosi. Una stretta si ipotizza anche in Gran Bretagna, dove il governo di Boris Johnson sta valutando la possibilità di introdurre restrizioni ai viaggi per le persone che rifiutano la terza dose, in particolare per gli spostamenti all'estero. Restiamo all'estero e andiamo in Nicaragua, dove oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 al largo della costa nell'Oceano Pacifico, che fortunatamente non ha provocato danni o vittime. Nello stato dell'America Centrale, intanto, montano le polemiche sull'esito delle ultime elezioni, che hanno visto rieletto per il quinto mandato consecutivo il presidente uscente Daniel Ortega. Come ampiamente previsto, Daniel Ortega si è assicurato in Nicaragua il suo quinto mandato presidenziale, che se tutto andrà bene lo vedrà al potere fino al 2027. La conferma è arrivata nella notte dal Consiglio Supremo Elettorale, che gli ha assegnato provvisoriamente il 74,99% dei suffragi espressi nelle scorse ore, immediata la replica di Stati Uniti, Unione Europea, Germania e Spagna, che non hanno esitato a bollare il risultato del voto come una pantomima ed uno scivolamento verso un regime autocratico. Si è trattato di un successo che lo stesso leader sandinista si è costruito
fallito nei mesi scorsi, eliminando uno ad uno tutti i suoi principali avversari, finiti dietro le sbarre o agli arresti domiciliari. Quando si insedierà nuovamente al potere in gennaio, Ortega migliorerà il primato, già suo, di leader politico con il maggior numero di anni alla guida del Nicaragua. Oggi sono 26 e saranno 31 nel 2027. Una situazione che inquieta da tempo gran parte della comunità internazionale, che lo ha ripetutamente denunciato per gravi violazioni dei diritti umani e per la carcerazione di un gran numero di oppositori, imponendo per varie personalità nicaraguensi sanzioni mirate. C'è da aspettarsi che il capitolo Nicaragua non si chiuderà con la riconferma di Ortega, perché da Washington e Bruxelles sono state formulate dure critiche al suo operato e alla sua mancanza di trasparenza del processo elettorale. Ora una notizia di cronaca. È stata completamente rimossa la cabina della funivia del Mottarone, crollata il 23 maggio provocando la morte di 14 persone. Le sei pale portanti del maxi elicottero dei vigili del fuoco sollevano una tonnellata e mezzo di rottami che in pochi secondi spariscono all'orizzonte. 5 mesi e mezzo dopo il crollo della funivia che ha causato la morte di 14 persone e il ferimento del piccolo Eitan, sul Mottarone quel che restava della cabina 3 non c'è più, rimosso dalla montagna tra i laghi Maggiore e Orta per metterlo al riparo dalle intemperie e consentire a perite e consulenti di capire cos'è accaduto lo scorso 23 maggio. Un momento simbolicamente molto doloroso e difficile, sottolinea la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi, titolare dell'indagine, che entra dunque nel vivo. Siamo già in una fase avanzata dell'incidente probatorio. In relazione alla difficoltà dell'indagine e dei luoghi, sono davvero tempi rapidi, aggiunge il magistrato, senza sbilanciarsi sulla possibilità che l'udienza di inizio dicembre venga rinviata per consentire tutti gli accertamenti del caso. Le operazioni sono scattate al termine di un lavoro di alcune settimane, durante le quali la cabina, dopo la messa in sicurezza della zona, è stata sezionata e impacchettata. Intanto Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, gestore e direttore di esercizio dell'impianto, lunedì hanno impugnato la decisione con cui nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame di Torino ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. Il maltempo non concede tregua al nostro paese. Allerta meteo domani sulle isole maggiori e sul versante tirrenico meridionale della Calabria, con tornado e nubifragi, in particolare sulla Sicilia. Nelle prossime ore un vortice ciclonico provocherà nuove intense precipitazioni, aumentando il rischio di alluvioni in alcune regioni del sud. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'ascolto. Appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.